consultabile, faccio l'invio alle tavole sinottiche allegate a questa mia relazione, limitandola a un breve commento. Anzitutto ritengo doveroso confermare, al pari dello scorso anno, il mio lusinghiero apprezzamento per l'elevato livello di produttività raggiunto dai magistrati della sezione, sia nel settore della responsabilità che della materia pensionistica, per i tempi brevi mantenuti nel deposito delle sentenze, degli altri provvedimenti giurisdizionali assunti dopo l'adattazione all'udienza pubblica, collegiale e monografica. Tempi brevi risultano rispettati dalla sezione anche per l'intervallo tra il deposito delle intercettazioni, dei ricorsi, delle istanze e la fissazione dell'udienza o del seduto camerale di trattazione. Per quanto attiene il contenzioso di responsabilità amministrativa, nel corso del 2011 sono state pronunciate sentenze di condanna per un importo complessivamente rilevante. La tipologia degli illeciti lesivi azionati dal procuratore regionale evidenzia una casistica variegata sia per soggetti convenuti che per amministrazioni danneggiate, che ricalca sostanzialmente le modalità attraverso le quali negli anni pregressi si è concretata l'aggressione al patrimonio pubblico. Le fattispecie decise dalla sezione hanno riguardato conferimenti di emolumenti in debito al personale, rimborsi ai compagni di ordine di amministrazione, conferimenti di incarichi esterni studio e di consulenza, contemporaneo svolgimento di prestazioni lavorative per amministrazioni diverse, assenze ingiustificate dal servizio, ritardati o messi versamenti di contributi, mancata discussione dei canoni per uso di beni pubblici e omesso versamento di tasse automobilistiche e di proventi del gioco dell'otto. L'attivazione dei giudizi di responsabilità si è mantenuta nel corso del 2011 pressoché nella consistenza numerica degli anni precedenti, grazie al notevole impegno profuso dalla Procura regionale. Va segnalata una drastica diminuzione dei giudizi alle istanze di parte, il cui notevole afflusso aveva caratterizzato gli anni scorsi. Sul versante dei giudizi di conto è da evidenziare che l'assenza di arretrato in materia di contenzioso di responsabilità ha consentito alla sezione di indirizzare significativi sforzi sull'attività istruttoria e decisionale dei conti giudiziari, consentendo una maggiore produttività con riorganizzazione delle risorse amministrative e magistrali disponibili. L'impegno della sezione continuerà in tale direzione a fine di assicurare da parte degli agenti contabili l'assolvimento dell'obbligo della resa del conto giudiziario, del quale anche a seguito di diverse iniziative istruttorie le amministrazioni pubbliche, specialmente le camere di commercio e unità locali sociosanitarie, sembrano aver acquisito maggiore consapevolezza, denotando interessi e intendimenti collaborativi per lo svolgimento del giudizio di conto obiettivo e neutrale. Il maggiore impulso a tale attività si rende indispensabile oltre che per l'obbligatorietà e l'ufficialità dei giudizi di conto al fine di una verifica della regolarità e correttezza del maneggio del denaro e dei valori pubblici e per così ovviare anche le conseguenze lesive di possibili ammanchi di efficienza. In tema di responsabilità amministrativa richiamo di seguito le più significative questioni fattispecie lesive definite dalla sezione e rinviando al testo scritto per un più puntuale esame. Esse hanno riguardato l'affermazione della giurisdizione contabile in materia di omessi versamenti da parte dei concessionari e centrali dell'oro e di titolari delle delegazioni dell'ACI, nonché allorquando l'attività illecita del soggetto responsabile rinvenne nel rapporto di servizio l'occasione necessaria del suo manifestarsi. Hanno altresì riguardato l'ambito di sindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione, che comprende la verifica, oltre che della loro razionalità, della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente e dell'eventuale palese violazione della legge in termini di competenza e di legittimazione all'esercizio del potere di scelta. In tema di rapporto di servizio, atto ad attrarre la giurisdizione contabile, è stata riconosciuta la responsabilità non solo quando l'attività illecita del soggetto responsabile e posta in essere lo svolgimento dietro del servizio, ma altresì quando la stessa si riveli strumentale rispetto a quest'ultimo, sempre che tale attività rinvenga nel rapporto di servizio l'occasione necessaria del suo manifestarsi. Autopronuncia ha riguardato la responsabilità di un dipendente dell'ordine giudiziario per rottura del sinallagma negoziale con ingiustificato arricchimento e per disservizio in conseguenza di aspettative non giustificate in base all'ordinamento
ritenendo che l'aspettativa serva al lavoratore per stabilire lo stato di salute che gli consente di attendere alla sua attività lavorativa, non per dedicarsi ad altre occupazioni che nulla hanno a che fare con il recupero fisico o che addirittura potrebbero ostacolare. E che lo svolgimento della missione giudiziaria attribuisce a chi ne è investito un valore aggiunto in termini di esempio e di responsabilità, conformanti il proprio operare anche esterno alla funzione che deve indurre alla massima cautela nell'agire in ogni circostanza. In termini di incarichi di consulenza di studio affidati a soggetti esterni all'amministrazione, è stato ribadito l'orientamento secondo cui il presupposto indispensabile per il lecito ricorso a tale professionalità è che deve trattarsi di attività richiedenti un alto grado di specializzazione nella ricorrenza delle condizioni imposte dalla legge, quali la straordinarietà, l'eccezionalità dell'esigenza di soddisfare, la carenza di personale interno, il carattere limitato nel tempo, l'oggetto circoscritto della consulenza, il rispetto delle regole di efficienza e di economicità. In tema di prestazione lavorativa, contemporaneamente svolta presso diverse amministrazioni, è stato riconosciuto il danno patrimoniale con responsabilità del capo del personale per aver fatto decorrere i termini prescrizionali dell'azione erariale tesa al recupero delle somme indebitamente percepite, riaffermando che costituisce il principio generale per una corretta gestione quello di individuare un soggetto procedimentale che controlli, segua e verifichi il buon fine di un atto. In tema di violazione di omessa comunicazione all'istituto previdenziale dell'appunto decesso della pensionata, è stata riconosciuta la responsabilità dei titolari dell'ufficio anagrafe dei comuni, causativa di danni reali e di grave inosservanza di obblighi di servizio. In tema di giudizio per quote esigibili di una partita a ruolo per diritti doganali, di cui una quota a titolo di dazio, il collegio ha ritenuto parzialmente fondata la domanda di discarico per la quota parte dei tributi nazionali, mentre la respinta con riguardo all'importo per dazio, quale quota tradizionale di pertinenza del bilancio comunitario, non disponibile dello Stato membro né in sede di procedure agevolate né in sede di normativa premiale di condono. Per quanto attiene all'attività procedimentale prodromica, all'avvio dell'azione di responsabilità amministrativo contabile, si è fatta chiarezza, anche sulla base della pronuncia di massima numero 12-11 della sezione quinta della Corte, sulle questioni interpretative afferenti ai limiti posti dal legislatore ai poteri istruttori delle procure regionali, in ordine alla corretta lettura dell'invia di specifica e concreta notizia di danno, e che ove non soddisfatta può determinare la nullità degli atti svolti, nullità che può essere fatta valere in ogni momento da chiunque vi abbia interesse. È stato affermato che l'attività istruttoria della procura regionale non deve considerarsi affetta da nullità ogni qualvolta si attivi, non in base a mere ipotesi di istruzione di danno, ma nella zona di notizia che appaia sufficientemente determinata e realistica, tale da far individuare la capace esistenza di presupposti per l'azione di responsabilità amministrativa. Una seppur sintetica carrellata dell'attività della sezione deve necessariamente fare riferimento al settore specifico dell'esame dei conti giudiziari, cioè dei conti che i tesorieri e tutti gli altri agenti contabili che abbiano una legge di denaro pubblico sono tenuti sotto cura l'esame necessario e continuo della Corte dei Conti. Dal mio avvio in sezione lo scorso anno ho inteso dare maggiore stimolo per il recupero da parte delle amministrazioni pubbliche nella presentazione dei conti e ad oggi ritengo significativo il ritorno all'osservanza delle norme in materia, all'iniziare dalla stessa Regione, della quale ho avuto modo di apprezzare la disponibilità e la collaborazione manifestata al svolgimento di tale attività. Nel corso del 2011, a fine della costituzione dell'anagrafica dei agenti contabili operanti nel territorio della Regione, è stata svolta attività istruttoria con le Camere di Commercio e le unità locali sociosanitarie, con l'acquisizione dell'elenco di agenti contabili di diritto e di fatto incaricati della gestione del denaro dei beni di valore. La sezione, a fine di consentire un univoco orientamento con apposite decisioni, si è pronunciata sui principi generali applicabili per gli agenti contabili delle Camere di Commercio, anche con riferimento alle gestioni delle quote di partecipazione in società a capitale pubblico e delle unità locali sociosanitarie, sui quali modulare gli adempimenti, le procedure conseguenziali all'interno dei predetti enti. La sezione si è riservata a esaminare i medesimi conti alla luce delle risposte fornite a richieste istruttorie nel contempo formulate,
con apposite ordinanze già depositate e finalizzate all'esame della regolarità della gestione dei rendiconti. Non è solo un problema di mera adempimento a obblighi di legge. La pratica giudiziaria ha infatti evidenziato anche nel corso dell'anno che tali adempimenti si collegano comunque a gestioni irregolari per la quale è stato instaurato il giudizio di responsabilità. L'azione inoltre del 2011 ha definito oltre 1.400 giudizi di conto con diritto di discarico o per estinzione, mentre 111 giudizi di conto sono stati iscritti al ruolo di udienza, unitamente i magistrati e i relatori sussistono i presupposti per discarico dei contabili. Dettabilità onerosa, anzitutto in termini di specificità professionale, mi corre l'obbligo di ringraziare sia i colleghi che il personale amministrativo tutto per l'impegno profuso anche in detto settore, pur già operanti nello svolgimento competente, flessibile e polifunzionale del rispettivo funzione assegnata. Per quanto attiene la materia pensionistica, ho proceduto come lo scorso anno e in ossequio agli interventi operati alla legge 69-2009 di riforma del processo civile ad assegnare ai singoli giudici i ricorsi prodotti, assicurando che ciò avvenga nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di arrivo degli stessi, secondo l'ordine di anzianità, senza alcuna distinzione per materia, permettendo ai singoli magistrati di stabilire per ogni semestre il calendario delle udienze monocratiche e di fissare con proprio decreto la data di trattazione delle attività giudizi. Per quanto attiene alla trattazione dei giudizi pensionistici, è stato un ottenuto risultato a lungo perseguito e già raggiunto già nell'anno 2008 dell'assorbimento del retrato ereditario dal decentramento della giurisdizione contabile. L'anno 2011 è stato caratterizzato da un cambiamento, per così dire, di rotta rispetto ad una tematica la cui risoluzione era ormai cristallizzata in orientamento più che consolidato. Mi riferisco in particolare alla cosiddetta indennità interdittiva speciale ridotta, di cui i ricorrenti, cessati anticipatamente dal servizio a domanda, chiedono la determinazione della data del compimento dell'età massima pensionabile prevista dall'ordinamento di appartenenza, con l'attribuzione rapportata alla sua intera misura. Sulla questione è intervenuto, fugando definitivamente ogni incertezza ed oscillazione interpretativa, il legislatore, stabilendo che il percentuale di incremento dell'indennità interdittiva speciale vanno corrisposte all'aliquota massima calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione del servizio. In relazione ad una doglianza relativa al contrasto con tale nuova norma rispetto alla Convenzione per salvaguardare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, la sezione ha osservato, in linea con l'orientamento giudiziale della Consulta, come il giudice comune non possa provvedere ad una diretta disapplicazione della norma interna per eventuale contrasto con una norma della Convenzione. Merito particolare menzione delle numerose pronunce relative a fattispecie di doppia identità interdittiva speciale su pensione o su stipendio o su pluridi trattamenti pensionistici, definite alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dalle Nazioni Unite con la sentenza QM numero 1 del 2009. Nonché quella con la quale viene riconosciuta la maggiorazione pensionistica conseguente a patologia contratta per esposizione all'amianto, anche prescindendo dall'esposizione tutta decennale, tenuto conto della gravità del morbo e dei suoi effetti invalidanti. In materia pensionistica ritengo doveroso evidenziare che la quasi totalità dei giudizi è stata decisa con deposito contestuale delle sentenze in segreteria a termine dell'udienza. A conclusione di questa mia relazione, che farà compresa a motivo della molteplicità e varietà di questioni esposte, desidero ringraziare tutti i presenti per l'attenzione prestata. In particolare, desidero ringraziare per la sua presenza il Presidente del Consiglio regionale della Confado, il Senatore Cecilia Donaggio, che ho avuto il piacere di vedere in questa occasione, il Sindaco, che non va in una presenza consueta, il Sindaco Avvocato Orsoni, il prefetto dottor Puntaio, recente insediamento, vi do un saluto molto cordiale, la presidente della provincia Cristo Zaccariotto, il delegato del Sindaco Apostolico di Venezia, donna Dino Bonanza, che ho piacere di salutare, il delegato del presidente della Corte d'Appello, dottor Basso, il delegato del Procuratore Generale della Corte d'Appello, dottoressa Cerato, il presidente del Consiglio Comunale, dottor Turetta, e del Consiglio Provinciale, dottoressa Valerio. E a conclusione di questa mia relazione desidero ringraziare anche tutti coloro che l'hanno citato per la pazienza manifestata in questa relazione
e do la parola.